Bene. L'ultima lezione, durante l'ultima lezione abbiamo descritto i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo e a titolo originario. In particolare, in relazione ai modi di acquisto della proprietà a titolo originario, ci siamo occupati di quei modi di acquisto della proprietà che dipendono dal possesso. Del possesso parleremo fra qualche lezione istituzionalmente, ma già vi ho detto che il possesso è semplicemente una situazione di fatto che consiste nella materiale disponibilità di una cosa. Quindi si può diventare proprietari ovviamente concorrendo qualche cosa d'altro, altri elementi, per il solo fatto di avere avuto la materiale disponibilità di una cosa. In particolare, torniamo un attimo alla slide della settimana scorsa, in particolare questo accade in due ipotesi: regola del possesso vale titolo, che si applica solo ai beni mobili, usucapione, che si applica a tutti i beni. Nella regola possesso vale titolo, la proprietà deriva dalla materiale disponibilità della cosa unita alla buona fede, ossia all'ignoranza del fatto che l'alienante non fosse proprietario, e al titolo idoneo, cioè appunto un atto, un contratto generalmente di alienazione del bene fatto da chi non è proprietario della cosa. Attiro la vostra attenzione sul fatto che l'ho detto malissimo, voi all'esame lo dovete dire meglio, lo dovete dire come io ve l'ho detto la lezione scorsa. Questo a dimostrazione del fatto che il pacchetto, il packaging nel diritto è fondamentale. Proviamo a ridirlo meglio, giusto così voi confrontate quello che resta registrato in modo indelebile, che io ho detto male prima. Se qualcuno di voi avesse detto prima, cioè dicesse all'esame quello che io ho detto prima, io direi sì, ho capito, ma non si capisce niente, perché mi sforzavo di essere molto sintetico. Guardate che bel pasticcio ho combinato, almeno facciamo un po' di esercizio di esposizione. Quindi, che cos'è la regola possesso vale titolo? È quel modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando un soggetto acquista un bene mobile da chi non è proprietario, concorrendo i seguenti elementi: il possesso, cioè la materiale disponibilità della cosa, cioè il fatto che la cosa gli sia stata consegnata, un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, cioè un contratto con cui questo soggetto ha, o meglio avrebbe, acquistato dal non proprietario. Astrattamente idoneo, nel senso che è un titolo che sarebbe idoneo al trasferimento della proprietà se quel soggetto fosse proprietario. Ultimo elemento necessario, la buona fede, cioè è necessario che il soggetto che ha ricevuto la consegna della cosa sulla base del titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà non sapesse che l'alienante non era proprietario. Adesso è detto bene. Se voi poi riascoltate la registrazione di quello che vi ho detto prima e la registrazione di quello che vi ho detto ora, vedete la differenza tra una risposta ben data all'esame e una risposta in cui l'esaminatore capisce che voi bene o male avete studiato, ma gli cascano le braccia, ok? Seconda ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario, l'usucapione. Anche in questo caso l'elemento costitutivo per l'acquisto della proprietà è il possesso, cioè la materiale disponibilità di una cosa, accompagnata in questo caso al tempo, cioè un possesso prolungato nel tempo. Abbiamo visto per quanto tempo. La regola base indica un tempo di 20 anni. Abbiamo anche visto però che ci sono alcune eccezioni in cui il tempo richiesto è minore, soprattutto abbiamo visto i casi in cui il tempo richiesto è 10 anni. Abbiamo visto che capire quelle regole che prevedono l'usucapione abbreviata in 10 anni è possibile solo
raccordando le norme sull'usucapione con le norme dell'acquisto per possesso vale titolo. Prima di andare avanti, volevo ricordare a coloro fra di voi che hanno studi vagamente classici e dirlo a tutti gli altri, può essere che voi vi siate completamente dimenticati quegli studi vagamente classici, ma questo ricordo ci permette di costruire un esempio sul quale oggi a lungo ci intratterremo per la prima parte della lezione di oggi. Coloro che si ricordano gli studi di, come si diceva una volta, prima liceo classico o terza liceo, come si dice oggi, coloro che se li ricordano ricorderanno che il primo testo scritto in italiano volgare, non ha nulla di letterario, ma viene citato su tutte le antologie della letteratura italiana come primo testo scritto in italiano, per dire la verità un italiano piuttosto approssimativo, è un testo del seguente tenore. Io lo so a memoria unicamente perché sono molto illustri che lo ripeto ai miei studenti. Non so come facevo la prima volta che l'ho ripetuto a ricordarlo, però me lo ricordavo. Allora, il testo è il seguente. Sao, che vuol dire so, non è portoghese, è italiano, un volgare, un po' arcaico. Sao che quelle, cioè quelle, terre, cioè terre, perché lì, cioè quelli, fini, cioè confini, che chi contene, qui contenuti, evidentemente sto signore indicava una mappa, per 30 anni le possette, attenzione che su tutte le antologie della lingua italiana le possette in nota è tradotto come sono state di proprietà, errore gravissimo. Le possette significa sono state nel possesso, e giuridicamente possesso e proprietà sono due cose diverse. La proprietà è un diritto, il possesso è una situazione di fatto. Le possette parte, ove per parte si intende in un'azione giudiziale, una delle due parti in commedia, cioè una delle due parti che sono davanti al giudice, o l'attore, quello che ha esercitato l'azione, oggi vedremo quale, e quindi ha chiamato l'altra parte, che non a caso si chiama convenuta, davanti al giudice per sentire affermare un proprio diritto, quindi parte, la parte. Sancti benedicti riemerge quando si parla dei monasteri, genitivo formale latino, quindi la parte di San Benedetto, quindi il monastero benedettino. Cosa diavolo vuol dire? Tanto che cos'era? E poi che cosa diavolo vuol dire questa cosa? Era banalmente il testo di una testimonianza. Allora, oggi no, o meglio, oggi in teoria no, in parte forse sì, ma questo non vi riguarda perché è diritto processuale. Allora, le testimonianze, quindi stiamo parlando del 1200 più o meno, le testimonianze, o forse anche un po' prima, più o meno quel periodo, le testimonianze erano scritte. Quindi questa è una deposizione testimoniale di un contadino, probabilmente, quindi parlava in lingua volgare, che dice che cosa? E oggi noi siamo in grado di capire perché lo dice. Dice, so che per 30 anni, quindi più di 20, queste terre indicate su questa mappa, che qualcuno mi ha fatto vedere, che sarà stata allegata probabilmente alla testimonianza, sono state possedute, quindi sono state nel possesso dei monaci benedettini. A che cosa serviva questa testimonianza? Serviva a dare la prova del perfezionarsi in capo al monastero benedettino di una proprietà per usucapione. Sono state possedute per 30 anni le possette, il monastero di San Benedetto, quindi per 30 anni è il T. Le possette e il P.O. parte Sancti Benedicti, cioè il monastero San Benedettino, che quindi ne ha acquistato la proprietà per usucapione. Che cosa è ragionevole pensare che
fosse successo nel 1100, 1200, non so diavolo quando diavolo fosse questo, le mie rimembranze classiche assolutamente non mi permettono di dirlo, che cosa è ragionevole pensare che fosse successo? Che ci fosse qualcuno proprietario di questo terreno anni e anni addietro che si è disinteressato del terreno e quindi ha lasciato che i monaci benedettini, perché l'ha lasciato? Questo pure è rilevante, lo vedremo un po' più avanti e torneremo su questo esempio, magari per carità, per benevolenza nei confronti del monastero benedettino o semplicemente per distrazione, e quindi i monaci benedettini si sono allargati e hanno cominciato a coltivare il terreno. Che cosa vuol dire le possette? Vuol dire che i monaci benedettini o i loro ausiliari, non è rilevante, andavano lì e coltivavano i campi. Le possette significa ne avevano la materiale disponibilità, andavano lì e seminavano il grano, ok? Per un certo tempo, più di 20 anni, infatti in quel caso erano 30. Poi che cosa probabilmente è successo? Che colui che era il proprietario del terreno a un certo punto ha detto ai monaci benedettini: sentite signori, io ho fatto tanta carità in questi anni, però mi sarei anche un po' stancato, adesso vorrei coltivare il mio campo. E i monaci benedettini hanno detto: no amico mio, perché no? È mio il campo, l'ho ereditato da mio padre. Eh sì, ma tu te ne sei disinteressato per più di 20 anni, e in questi 20 anni siamo andati noi lì tutti gli anni a seminare il grano, quindi siamo diventati noi proprietari a titolo originario per usucapione. Quindi che cosa è successo? È successo che Tizio, che era proprietario del campo, ha chiamato in giudizio chi? I monaci benedettini, che diventano quindi parte in un giudizio, parte santi benedetti, ha chiamato in giudizio i monaci benedettini per sentir dichiarare che lui era proprietario, e quindi per fare che cosa? Per sentir dichiarare che lui, Tizio, era proprietario avendo ereditato il campo dal padre. Possiamo immaginare che costui vi abbia portato sul tavolo del giudice il testamento con cui il padre gli lasciava il campo, o l'atto di proprietà, di acquisto della proprietà del proprio padre, 100 anni prima, 50 anni prima. E quindi che cosa chiedeva costui al giudice? Beh, è ragionevole immaginarlo. No, aspettate che facciamo così, che facciamo meglio. È ragionevole immaginarlo che cosa chiedesse costui. Chiedeva che i monaci benedettini gli restituissero la terra. Ce l'avevano in mano la terra, ce l'avevano nel loro possesso la terra, i monaci benedettini. Costui che cosa fa? Va dal giudice affermando di essere proprietario, chiedendo che il giudice accertasse che lui, Tizio, era proprietario, e quindi rivendica la terra dai monaci benedettini. Cioè chiede che il giudice ordini ai monaci benedettini di andarsene e di lasciare la terra a lui. Costui ha quindi esercitato una azione di rivendica, che è la prima delle azioni a tutela della proprietà disciplinata dall'articolo 948 del codice civile. Siamo sempre nel libro terzo, alla fine della parte sulla proprietà. Quindi alla domanda quali sono le azioni a tutela della proprietà, la prima risposta è: la principale azione a difesa della proprietà è l'azione di rivendica, che è l'azione con cui colui che afferma di essere proprietario chiede al giudice l'accertamento della sua proprietà e contestualmente la condanna del possessore della cosa alla restituzione.
nel nostro esempio tratto dagli albori della letteratura italiana, da questa testimonianza, possiamo immaginare, e in questo modo facciamo una minima riflessione sulla struttura delle azioni giudiziarie, che di fronte all'azione di rivindica esercitata da Tizio, proprietario del campo, i monaci benedettini che cosa hanno fatto? Hanno promosso una domanda riconvenzionale. Attenzione, sul vostro libro voi non trovate quello che io mi accingo a dirvi, cioè non trovate la nozione di domanda riconvenzionale, perché in realtà si tratta di una nozione di diritto processuale civile e non di diritto civile. Ciò non toglie che io ve ne parlo, e quindi allo scritto potrebbe anche capitare che io vi chieda che cos'è una domanda riconvenzionale. Allora, torniamo alla struttura dell'azione. Io vi ho detto che l'azione è l'atto con cui un soggetto che afferma che è stato leso un suo diritto si rivolge a un giudice. Pensate all'immagine fisica del giocatore su un campo da calcio che alza la mano per attirare l'attenzione del giudice e sapendo di fronte a un fallo subito, sapendo che peraltro l'arbitro in questo bizzarro gioco può fischiare le punizioni solo se i giocatori alzano la mano. Quindi è un gioco particolare rispetto ai regolamenti sportivi, in cui l'arbitro può fischiare le punizioni anche d'ufficio, come si dice con linguaggio giuridico, cioè non sollecitato alle parti. Quindi l'azione è il gesto dell'alzare la mano, cioè è l'atto con cui un soggetto che afferma che i suoi diritti sono stati lesi chiama davanti a un giudice un altro soggetto responsabile della lesione per ottenere la tutela del proprio diritto. Questa è la nozione di azione, già fornita in altre occasioni. Colui che esercita l'azione si chiama attore, colui che è chiamato davanti al giudice si chiama convenuto. Questo se mi venisse l'idea di chiedervi chi è, che cos'è un convenuto, che significa proprio tagliare alla radice coloro che a lezione non sono venuti, perché se uno non è venuto a lezione, di fronte alla domanda che cos'è un convenuto, non sa rispondere. Andiamo avanti, perché la domanda era invece che cos'è una domanda riconvenzionale. Ebbene, può capitare, e questo è esattamente un caso, che il convenuto, per difendersi rispetto alla domanda proposta dall'attore, abbia la necessità di formulare lui stesso domande nei confronti del convenuto, dell'attore. Quindi la domanda riconvenzionale è la domanda formulata nel corso di un giudizio dal convenuto nei confronti dell'attore. Vediamolo con l'esempio che abbiamo fatto. Qui che cosa succede? Succede che Tizio, che aveva ereditato un terreno dal padre, chiama in giudizio i monaci benedettini, il monastero, per rivendicare la sua terra, cioè per ottenere che il giudice, accertato che egli è proprietario, condanni i monaci benedettini a restituirgli la terra. La rivendica anche nel significato letterale che questa espressione ha nella lingua italiana. I monaci benedettini, notoriamente, storicamente, sempre assistiti da valenti avvocati, che cosa fanno? Si costituiscono, questo è il lessico giuridico, cioè compaiono davanti al giudice e chiedono che cosa al giudice? Di rigettare la domanda. Perché? Non negando che Tizio fosse proprietario perché ha ereditato dal padre, per esempio affermando che dal padre di Tizio avevano ereditato loro, no, i monaci benedettini chiedono che il giudice rigetti l'azione di rivendica, rigetti la domanda di rivendica, chiede
ammettendo a loro volta nei confronti dell'attore che il giudice accerti che il monastero ha usucapito la terra. Chiaro? Quindi io non mi limito a dire al giudice rigetta la domanda. Io, per ottenere che il giudice rigetti la domanda, io convenuto per ottenere che il giudice rigetti la domanda dell'attore e quindi per tenermi la terra, cosa faccio? A mia volta propongo una domanda, detta domanda riconvenzionale, nei confronti di chi mi ha chiamato in giudizio. La miglior difesa è l'attacco, si potrebbe dire. Quindi io chiedo al giudice che il giudice accerti che io ho usucapito e quindi accerti che io, monastero di San Benedetto, sono diventato proprietario. Come faccio a ottenere l'accoglimento di questa domanda? Beh, devo dimostrare l'esistenza di due elementi, il possesso e il tempo. Il possesso non ho bisogno di dimostrarlo, perché è già l'attore che dice che io, monastero, ho in mano la terra, tant'è che mi chiama in giudizio perché si è condannato a restituirla. Ma ho bisogno di dimostrare il tempo. Ecco la testimonianza. So, dichiarazione di scienza, cioè di conoscenza di un certo fatto, il possesso è un fatto, non un diritto, io so che per 30 anni, quindi ce n'è d'avanzo, questa terra è stata coltivata dai monaci del monastero di San Benedetto. Chiara la struttura? Non è difficile. Detto ciò, già che ci siamo, proviamo ad andare a leggere l'articolo 948. Proveremo purtroppo alcuni aspetti ancora che ancora ci suoneranno difficili. Il proprietario può rivendicare la cosa, cioè chiedere che gli sia restituita, da chiunque la possiede. Se voi all'esame mi ripetete a memoria il contenuto di questa norma e di fronte al predicato possedere e di fronte alla mia domanda, cosa significa da chiunque la possiede? Voi mi rispondete, beh, da chiunque ne è proprietario, l'esame finisce. Un secondo dopo. Ok? È la tipica botola che si apre, senza sorprese. E poi non dite, ma l'esame è durato 30 secondi netti, compresa la presentazione. Ok? Durate quel che va. Uno che qui ripete la norma e dice che possiede significa non è proprietà, significa che non ha capito nulla, quindi non si perde ulteriore tempo. La possiede o detiene, qui invece ci manca un elemento. Ci manca un elemento che studieremo quando studieremo il possesso, a quel punto anzi non faremo altro che richiamarlo. La detenzione è un'altra situazione di fatto che consiste, come il possesso, nella materiale disponibilità di una cosa, ma riconoscendo il diritto altrui. L'inquilino di una casa, ponete, l'inquilino di una casa ha la materiale disponibilità della casa in cui vive, perché ci vive lui, non ci vive il proprietario, ma sa benissimo di non essere proprietario, e non solo lo sa, ma riconosce che qualcun altro è proprietario. Anche il ladro sa di non essere proprietario della cosa che ha rubato, ma il ladro non riconosce il diritto altrui sulla cosa, nel senso che la cosa la vuol proprio far propria, l'ha rubata per farla sua, magari per rivenderla. Invece l'inquilino sa benissimo di non essere proprietario e si comporta riconoscendo il diritto altrui sulla cosa. Banalmente tutti i mesi paga il canone di locazione. Se non riconoscesse che qualcun altro è proprietario, non pagherebbe il canone di locazione. Quindi è sempre una considerazione in fatto. Non è che il detentore non è proprietario. No. Diritti, quando parliamo di situazioni di fatto, non contano nulla. È una situazione
soggettiva, è un animus, come impareremo che si dice, cioè un atteggiamento psicologico che distingue il possessore dal detentore. Atteggiamento psicologico che qualche volta, spesso, si trasforma in fatti, in comportamenti. Io riconosco che qualcun altro non è proprietario, perché mi pago un canone quando mi la chiede, innanzitutto me la do. Ma in questo momento ce l'ho in mano io la cosa. E quindi se colui che afferma di essere proprietario vuole rivendicare la cosa, a chi si rivolge? Al possessore, cioè a colui che ha in mano la cosa, o a colui che ha in mano la cosa riconoscendo il diritto altrui? Ebbene, può scegliere l'uno o l'altro. Quindi può rivolgersi anche semplicemente a colui che ha in mano la cosa, riconoscendo che qualcun altro è proprietario, e ovviamente non l'attore, perché se il detentore, cioè se il proprietario chiamasse in causa il detentore, non avrebbe nessun bisogno di dimostrare il proprio diritto di proprietà, perché il detentore riconosce il suo diritto di proprietà. Quindi qui abbiamo una situazione particolare in cui abbiamo una cosa che Tizio afferma essere sua, che è in mano a Caio, e Caio sa benissimo di non essere proprietario perché pensa che il proprietario sia Sempronio. Chiaro lo schema? E io a chi mi rivolgo? A chi ha in mano la cosa? O a Sempronio, che è colui che Caio riconosce come proprietario? Ebbene, posso rivolgermi all'uno o all'altro. E una volta che ho chiamato in giudizio Caio, posso proseguire l'azione contro di lui, anche se nel frattempo Caio, sentita puzza di bruciato, potremmo immaginare, si precipita a liberarsi della cosa e a darla a Sempronio. Quindi io vedo che la cosa ce l'ha in mano Caio, chiamo in giudizio Caio. Caio in realtà sa benissimo di non essere proprietario, quindi non vuole rogne, come dire, non vuole pagare avvocati. Lui pensa che proprietario sia Sempronio, perché Sempronio è andato da lui e dice: prendi in locazione il mio appartamento. Sì, solo che l'appartamento pare che non fosse proprio di Sempronio, era di Tizio, o meglio, Tizio pensa che l'appartamento sia suo, e quindi, vedendo che ci vive dentro Caio, chiama in giudizio Caio per rivendicare il suo appartamento. Ma Caio dice: beh, insomma, adesso vedetevela a fare di voi, signori miei, io me ne vado e lascio le chiavi dell'appartamento a Sempronio, che è colui che le chiavi me le ha date e colui a cui pagavo il canone di locazione. Che succede in questo caso? Devo ricominciare tutto da capo? Visto che Caio, che è colui che ho chiamato in giudizio, mi dice: no, ma guarda, io ho restituito l'appartamento a Sempronio. No, per fortuna. E può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore. Quindi la legge dice addirittura che se io, Caio, sono chiamato in giudizio da Tizio, che afferma di essere proprietario della cosa che io ho in mano, perché io sia chiamato a restituirgliela, e io mi disco della cosa e la do a Sempronio, sarò obbligato ad andare da Sempronio e dire: no, ridammela, perché il giudice mi sta ordinando di restituirla. E qui ci fermiamo, perché altrimenti non la finiamo più, tanto anche all'esame. Vi ricordate quando parlavamo del diritto al nome? Che io allora vi dicevo: tenete presente che questo modellino, che è all'articolo 7 del codice civile sulla tutela del diritto al nome, in realtà poi noi lo ritroveremo in forma più articolata, più barocca, più complicata, ma lo ritroveremo in tutte le azioni. Già allora vi dicevo che cosa. Ebbene, abbiamo la prova di questo per quello che mi accingo a dirvi.
Che cosa diceva l'articolo 7 in relazione al diritto al nome? Andiamolo rapidissimamente a riprendere. La persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome. Questa è una situazione molto simile a quella che abbiamo appena finito di descrivere. Tizio chiama in... Io 095 Catania, non ho commercio con nessun catanese, quindi è sicuramente una compagnia telefonica che adesso richiamerà. Vabbè. Ok? Andiamo avanti. Quindi noi abbiamo Tizio che dice che i monaci benedettini gli contestano l'uso del suo terreno. Esattamente come nell'articolo 7 abbiamo la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo. Nel caso della proprietà, chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo significa chiedere che il giudice ordini a chi ha in mano la cosa di restituirla, rivendicare la cosa. Ma abbiamo visto allora che si può presentare un'altra situazione. Non solo qualcuno mi impedisce di usare il nome mio, ma qualcuno utilizza il mio nome in qualche modo e io ne risento un pregiudizio. In relazione alla proprietà, che cosa può succedere? Che ci sia qualcuno, non che afferma di essere proprietario della mia cosa e quindi non me la restituisce, ma che ci sia qualcuno che pretende di far valere diritti sulla mia cosa. Naturalmente mi cagionano un pregiudizio. Poi torniamo un attimo su questo pregiudizio. E quindi io che interesse ho? Ho l'interesse che il giudice, sottolineo la parola interesse e la parola pregiudizio che ho sottolineato prima, poi ci torniamo, ho interesse che il giudice neghi che lui possa fare ciò che lui afferma di poter fare sulla cosa mia, esattamente come con il nome. Ho interesse ad impedire che qualcuno utilizzi il mio nome. Ho interesse ad impedire che qualcuno utilizzi la mia cosa affermando di aver diritto ad utilizzarla. Quali sono i diritti a cui ci riferiamo? Beh, in questo caso, trattandosi di proprietà, che è un diritto reale, ovviamente i diritti che io proprietario ho interesse a che siano negati nella loro esistenza sono diritti reali. Ovviamente i diritti reali su cosa altrui, di cui abbiamo già parlato. Generalmente i diritti reali di godimento su cosa altrui, ma non sempre. Abbiamo, poi ci torneremo prestissimo, fatto molto rapidamente l'elenco qualche lezione fa, pensate a un usufrutto o a una servitù. Poi vedremo che cosa sono, ma sono diritti reali a fronte dei quali il titolare può fare alcune delle cose che generalmente può fare il proprietario, passare su un campo, servitù di passaggio. Ebbene, se qualcuno afferma di avere una servitù di passaggio sul mio terreno e non ce l'ha, e quindi passa tra l'altro sul mio terreno, io ho l'interesse, per non subire un pregiudizio, a che il giudice neghi che lui ha diritto di passare sul mio terreno. E se, oltre ad affermare di aver diritto di passare sul mio terreno, magari ha fatto pure una strada, a questo punto il mio interesse è che il giudice gli ordini di togliere la strada, di togliere le opere che ha fatto per tradurre in fatti il diritto che afferma di avere. Questa è l'azione negatoria. Vedete, è strutturalmente identica a quella che allora, in forma molto più embrionale, abbiamo visto per la tutela del diritto al nome. Tutelare un diritto significa non solo farselo riconoscere,
ma anche non solo avere la possibilità di utilizzare, perché stiamo parlando di un diritto reale, la cosa, o di utilizzare il nome, se come allora parliamo di un diritto alla personalità, ma significa anche impedire che altri utilizzi la cosa e quindi affermi di avere il diritto di utilizzare la cosa. Poi vedremo che c'è un'altra situazione, ma di questa ce ne occuperemo quando parleremo di possesso, di qualcuno che non è che afferma di avere un diritto, semplicemente utilizza la mia cosa. Ma di questo parleremo quando parleremo del possesso. Leggiamo adesso l'articolo 949, poi torniamo su quelle due espressioni. Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Poi il codice non si ferma e non si potrebbe fermare. Come se mancasse a questo punto qualunque giurista, se io mi fermassi qui, come in un pezzo musicale quando manca l'ultima nota, non sta in piedi. Ancora una volta c'è una virgola, poi che sia necessario quel che segue, lo vediamo riprendendolo, confrontandolo col diritto al nome, quando ha motivo di tenerne pregiudizio. Non a caso prima vi ho sottolineato il sostantivo pregiudizio. Lo ritroviamo, lo stesso sostantivo, appunto, all'articolo 7, norma, diciamo, paradigma semplice della struttura di tutela di un diritto. Andiamolo a prendere, l'ho riletto un attimo fa. La persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio. Perché questo sostantivo è essenziale? Lo ritroviamo tutte le volte in cui troviamo descritta un'azione. Perché il diritto tutela solo le azioni interessate. Due sostantivi che abbiamo sottolineato prima sono interesse e pregiudizio. Il diritto non tutela colui che fa una questione di principio. Se l'idea è io ne faccio una questione di principio, il diritto dice guarda, le questioni di principio fai perdere tempo a qualche un altro, non ai giudici. Questa è una regola di diritto processuale, ma anche di diritto sostanziale, essenziale, che tra l'altro è scritta all'articolo 100, non è facile da ricordare, del codice di procedura civile. Un'azione può essere esercitata solo da colui che ha un interesse all'accoglimento della domanda. Interesse significa una cosa concreta, non appunto una questione di principio. Che il diritto tuteli solo gli interessi. Che cos'è un interesse? È un'azione, cioè è ciò che spinge un soggetto a compiere un'azione per evitare di subire un pregiudizio. L'interesse è l'interesse a evitare un pregiudizio in termini processuali. Ma che in generale il diritto tuteli solo gli interessi, noi l'abbiamo già visto quando parlavamo della regola generale di correttezza e in particolare della sua emersione in tema di contenuto e limiti del diritto di proprietà, che è il diritto di atti emulativi, abbiamo visto che il diritto prevede che un proprietario possa utilizzare la cosa, ma non all'unico scopo di recare ad altri un danno. Quindi può utilizzare la cosa, ma può tenere comportamenti dannosi nei confronti degli altri solo se questi rispondono al suo interesse. Quindi vedete che l'articolo 100 del codice di procedura civile non è altro che l'emersione processuale della regola fondamentale per il diritto privato, per cui ciò che viene tutelato è solo l'interesse, non il principio. Regola peraltro, e andiamo avanti con questo
parallelo, non sempre rispettato, con i regolamenti sportivi, i regolamenti delle competizioni sportive, che noi ritroviamo anche in molte regole di gioco. Nel gioco del calcio, come molti sanno, non tutti, esiste una regola assolutamente identica a questa. Quando un giocatore subisce un fallo, l'arbitro, sia stimolato sia d'ufficio, abbiamo visto che in quel caso è irrilevante a differenza che nei casi nostri, fischia il fallo solo se il fallo ha recato un pregiudizio, il che detto in negativo significa che non lo fischia se il giocatore che ha subito il fallo è comunque, diciamo così, in vantaggio, nel senso che non avendo subito un pregiudizio dall'azione fallosa può proseguire regolarmente la sua azione, qui gioco di bisticcio di parole drammatico, può proseguire tranquillamente il suo gioco e si trova in vantaggio. Ebbene, qui la regola è assolutamente analoga. L'arbitro, cioè il giudice, non fischia se la violazione del diritto non si traduce in un pregiudizio. Chiaro? Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione oltre alla condanna al risarcimento del danno. Qui lo schema, il confronto con la tutela del nome è quasi letterale. Anche lì avevamo trovato la solita frase, virgola, salvo il diritto al risarcimento del danno. Lo schema è sempre identico. Qui io non ho solo un signore che dice di essere, per esempio, titolare di una servitù di passaggio, cioè del diritto di fare una strada sul mio terreno. Io ho un signore che, oltre a dire questo, sta facendo la strada o passa sul mio campo che io ho appena seminato, turba o molesta il mio diritto di godere, di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. Io posso chiedere che cosa? La cessazione per il futuro della turbativa o molestia, e come nel caso del diritto al nome, come nel caso di tutti gli altri diritti e tutte le altre azioni a tutela dei diritti, il risarcimento del danno per la lesione c'è già stato. Chiaro? Ci siamo? Non è difficile. Questa è l'azione negatoria. Ora voi direte, beh, se prosegue il parallelo col diritto al nome abbiamo finito. No, perché in realtà qui l'ordinamento introduce altre due azioni del tutto peculiari e relative alla proprietà. Sono due azioni, anche qui, legate, molto legate a una visione molto bucolica del diritto e dei conflitti sociali. Noi ne parliamo, anche se, per dire la verità, la litigiosità italica è tale per cui di azioni di regolamento dei confini in realtà se ne fanno tantissime nei nostri tribunali, però mentre ne parliamo siamo assolutamente consapevoli che le sorti dell'economia contemporanea non passano per l'azione di regolamento dei confini. Però questa azione è importante dal punto di vista strutturale, è importante farci un minimo di ragionamento. Al contrario, quando l'azione di regolamento dei confini è stata creata un paio di millenni fa, era importantissimo prevedere questa eccezione alle regole normali sulle azioni. Fra un attimo vi spiego in cosa consiste l'eccezione, proprio perché la rissa sul confine creava pregiudizio all'economia nel suo complesso. Oggi, se un legislatore dovesse scrivere da capo un codice, probabilmente l'azione del regolamento dei confini non sarebbe in cima alle sue priorità. Ma vediamo di che cosa si tratta e vediamo soprattutto perché è un'eccezione al modo generale di descrivere le azioni. E infatti non la troviamo, non troviamo una cosa analoga per il diritto. Ora, la regola generale è quella per cui l'azione viene esercitata da un soggetto che afferma che un altro soggetto ha leso un suo diritto. Quindi è come il giocatore che alza la mano per dire di aver subito un fallo.
Quindi essenziale come regola generale è l'attualità della lesione del diritto. Quindi io ho subito un fallo, io ho un diritto e qualcuno me lo ha leso o qualcuno me lo contesta. Ma quindi esiste una lesione attuale ed esiste un interesse a reprimere la lesione. Nell'azione di regolamento dei confini, e come vedremo addirittura a maggior ragione nella posizione di termini, invece non vi è una lesione attuale già perpetrata, vi è solamente una situazione di incertezza che un soggetto ha interesse, ancora una volta l'interesse, ma qui l'interesse non a reprimere una lesione, a prevenire un conflitto. Quindi c'è un soggetto che ha un interesse a fare chiarezza. Leggiamo cosa dice l'articolo 950. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito dal giudice. Vedete, qui non c'è una lesione già attuale. Io non ho un signore che viene a dire che i monaci benedettini coltivano sul suo campo. Ho un soggetto che si limita a dire che le parti non sono più in grado di stabilire qual è la linea di confine tra due immobili. Quindi non c'è una lesione attuale, c'è un pericolo futuro, poi lo vedremo anche in relazione alle azioni di nuova opera o di danno temuto, ma di queste parliamo fra un po'. C'è il pericolo, il pregiudizio generale derivante da una situazione di incertezza. È un po' qualche momento, no, no, in questo caso il parallelo non sta in piedi. Cioè facciamo il processo al futuro, il processo alle intenzioni, cioè, ma è incerto il confine, adesso io ho paura che lui si allarghi troppo. Ma non è che per ora si è allargato, cioè io non è che vado dal giudice a dire guarda che lui coltiva sul mio campo, no, io non sono in grado di dire che lui coltiva sul mio campo o che lui ha occupato una stanza del mio appartamento, no. Io semplicemente dico, qui non siamo più in grado di capire qual è il confine, quindi non sono in grado di dire che è stato leso un mio diritto, chiaro? Apposizione di termini, in cui proprio andiamo indietro di 2000 anni nella storia del diritto. Il diritto romano, il termine, che cos'è il termine? Il termine è il segno identificativo del confine. Solito è una pietra o due pietre che disegnavano una linea retta di congiunzione. Quindi il termine è il segno identificativo di un confine. Un edificio, un sasso, una quercia, di solito un pioppo, perché i pioppi erano di carrete, quindi si sceglievano piante con una vita un po' più lunga. In questo caso il pericolo è ancora più remoto rispetto a quanto accade nel regolamento dei confini. Perché? Perché nel regolamento dei confini io, per qualche ragione, probabilmente perché tempo fa i termini sono stati rimossi, non sono più in grado di capire qual è il confine. Qui invece io so ancora esattamente qual è il confine, che tra l'altro nessuno ha violato, ma ho paura che un domani possa esserci incertezza sul confine, che oggi non c'è, mentre nel caso del regolamento dei confini oggi c'è l'incertezza. Qui non c'è neppure l'incertezza. Ma che cosa è successo? È successo che il segno identificativo del confine, per una qualche stravagante ragione, è sparito. E quindi ho paura che un domani ci sarà l'incertezza, visto che oggi non c'è più il segno identificativo del confine, perché la pietra è stata spostata, è sparita mentre il mio vicino, guarda caso, stava arando, la pietra è andata via.
poi magari l'anno prossimo mi dice no, ma guarda che il confine non era lì, la pietra era un metro più in là. Allora oggi che tutti quanti abbiamo la memoria fresca su dove era la pietra, vado dal giudice e chiedo che il giudice ordini sia a me sia al mio vicino di rimettere la pietra al suo posto. Capite? Siamo ancora in una fase più lontana, cioè siamo ancora più lontani dal normale operare delle azioni giuridiche. L'azione giuridica vi è già di solito una lesione. Qui non solo non c'è la lesione, ma non c'è neppure un'incertezza del diritto. Il diritto odia l'incertezza, cioè le regole giuridiche odiano l'incertezza, di cui l'azione di regolamento dei confini. Nella posizione di termini non c'è neppure ancora l'incertezza, ma c'è una situazione di fatto che probabilmente la determinerà. Chiaro? Poi voi vedete nella slide una linea tratteggiata. Perché una linea tratteggiata? Perché ci sono altre due azioni a difesa della proprietà che però il codice non disciplina nel capo quarto del titolo terzo del libro terzo del codice civile, quindi agli articoli 948 e seguenti. Il capo quarto finisce con 951, che è appunto l'azione della posizione di terra, perché queste due azioni sono disciplinate alla fine, anzi sono proprio le ultime norme del libro terzo. Alla fine del libro terzo si trovano le disposizioni sul possesso. Che cosa sia il possesso ormai l'abbiamo visto, poi lo studieremo, perché l'azione di nuova opera o danno temuto sono disciplinate nella parte sul possesso e non nella parte sulla proprietà, perché in realtà sono contemporaneamente sia azioni a tutela del possesso sia azioni a tutela della proprietà. Noi seguiremo la logica espositiva del codice e quindi ce ne occuperemo quando parleremo del possesso. Quindi quando parleremo del possesso vi dirò, dobbiamo ora parlare di quelle due azioni, tra l'altro di molta maggiore attualità rispetto al regolamento di confini e posizioni di termini, quelle due azioni a tutela della proprietà di cui non abbiamo allora, cioè oggi, parlato, perché sono anche azioni a tutela del possesso. Ok? Fatto il rinvio, a suo tempo ne parleremo. Ora, dobbiamo cambiare slide. Chissà se mi ricorderò quando farò la composizione per YouTube che siamo al minuto 52 e 32 della lezione. Se mi ricordo, vedrete mirabilmente cambiare la slide mentre io cambio discorso. Allora, bisogna anche andare a prendere la nuova slide, perché è proprio nuova. Adesso dobbiamo, per dire la verità piuttosto sinteticamente, riprendere lo schema base dei diritti reali. Abbiamo visto i diritti reali di godimento, proprietà, fino ad ora abbiamo descritto la proprietà, abbiamo visto qual è il suo contenuto, come si acquista e come si difende. Adesso dobbiamo, la scelta dei colori è una solita drammatica, parlare, è un verdino che non vuol dire niente, dei diritti reali di godimento su cosa altrui. Vi avevo già fatto l'elenco. No, perché non va? Aspettate che cerco di capire qual è il problema di questa slide. Ok. Immagino che non si legga niente. No, si legge abbastanza. Avevo già fatto l'elenco. Stiamo parlando della... È un elenco tassativo. Perché è un elenco tassativo? Perché esiste il principio di tipicità dei diritti reali. Superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. Ogni anno cambio l'ordine espositivo. Partiamo dall'usufrutto. Che cos'è l'usufrutto?
L'usufrutto è il diritto reale di godimento su cosa altrui, che consiste nella possibilità per il titolare di utilizzare una cosa e di farne propri i frutti. Come capite, quindi, il diritto di usufrutto è un peso. Vi avevo già detto allora che l'utilizzo di questo sostantivo è particolarmente utile, quindi mettetevelo in testa perché vi aiuta a parlare. È un peso che grava in modo molto significativo sul diritto di proprietà. Perché? Perché il diritto di proprietà è il diritto di godere e di disporre di una cosa. Godere di una cosa significa, come vi ho detto allora, usare una cosa e fare propri frutti. Quindi in realtà l'usufruttuario può fare quasi metà del cielo delle cose che di solito può fare un proprietario. Se voi siete proprietari di una bicicletta la potete usare. Se voi siete usufruttuari di una bicicletta, il proprietario non la può usare. Chiaro? Lo stesso vale per una casa, un po' più frequente come la bicicletta. Se voi siete proprietari di una casa ci potete vivere dentro. Se voi siete usufruttuari potete fare due cose, anzi tre. Schematizzando, siete proprietari della casa, potete viverci dentro, potete darla in locazione e percepire il canone, e poi viva Dio la potete vendere. Godere sono le prime due cose, disporre è la terza. Se qualcuno è titolare di un diritto di usufrutto di queste tre cose, lui può fare le prime due, può abitare la casa, goderne, e può darla in locazione, fare i suoi frutti, uso frutto. Non la può vendere, o meglio, può cedere a terzi il diritto di usufrutto, ma non può vendere la casa. Chi può vendere la casa? Il proprietario. Attenzione però che, come vi ho già detto, il diritto reale su cosa altrui segue la cosa, per cui se voi vendete una casa su cui grava, invece, grava su un diritto di usufrutto, quando voi vendete la casa, il diritto segue la cosa, cioè la casa. E quindi cosa significa? Che chi compra la casa la comprerà gravata dal diritto di usufrutto, e quindi anche l'acquirente di quella casa non potrà viverci dentro e non potrà concedere le locazioni che fa suoi frutti. Chiaro? Ci siamo? Il proprietario, il cui diritto di proprietà subisce questo peso, questa forte limitazione, con un lessico giuridico che dimostra una fantasia encomiabile, si chiama il proprietario. Non è difficile ricordarsi come si chiama. Il proprietario, il cui diritto di proprietà è spogliato da questi elementi essenziali del suo vestiario, cioè il diritto di utilizzare e il diritto di far propri i frutti, si chiama proprietario nudo, perché il suo diritto è stato spogliato, e quindi si chiama nudo proprietario. La proprietà gravata dal diritto di usufrutto si chiama nuda proprietà. Ora, il diritto di usufrutto è particolarmente frequente nella pratica commerciale, tant'è che esistono persino delle agenzie immobiliari specializzate nel trattare nude proprietà. Se voi mettete su Google nuda proprietà, l'espressione nuda proprietà, possibilmente tra virgolette, altrimenti Google potrebbe fraintendere, ma Google non fraintende mai. Molto più intelligente di quanto voi lo fate. Allora, se voi mettete nuda proprietà su Google, immediatamente viene fuori la pubblicità di qualche agenzia immobiliare che tratta nuda proprietà. Facciamo un esempio di vicenda nella quale è ragionevole immaginare la costituzione di un diritto di usufrutto. Voi pensate alla vecchietta Pina, anni, beh, non tanto vecchietta, anni 70,
fino a una sua modesta, relativamente modesta pensione, e ha una pensione di 1200 euro al mese, e ha una casa, magari anche abbastanza grande, in centro a Milano. Perché l'ha ereditata? Perché era un'ex casa di ringhiera? Ma quali suoi perché era proprietario? Perché è proprietario di tutto? Però Pina ha 1000 euro al mese di pensione, nella quale ci sta un po' stretta. Soprattutto, Pina ha una serie di amiche, di amici, che magari sono un filo più ricchi di lei, e tutti gli inverni passano 6 mesi all'anno a Sanremo. Perché a Sanremo? Perché naturalmente fa caldo. E ci sono un sacco di vecchietti che fa caldo. Ok? Pina non può unirsi all'allegra compagnia. Perché? Perché lei ha i suoi 1000 euro di pensione e non può permettersi né di comprare una casa a Sanremo, né di andare in albergo, né di andare in un bed and breakfast, né di fare qualunque altra cosa. Ok? Aveva pensato di farsi ospitare da Sempronia, ma poi Sempronia si allarga un po' a cattivo carattere, dice, cioè, poi può fare la padrona, non va bene. Ok? Allora, quale idea perversa viene in mente a Pina? Che possiamo immaginare non ha figli, o se ha figli magari non ci va proprio d'accordo, o magari ci va d'accordo ma pensa che loro sono dei brutti riconoscenti per qualche strana ragione, perché non le vanno a fare abbastanza compagnia, lei che è costretta a stare tutto l'anno a Milano in questa casa brutta e buia, che una volta c'era anche la mia. Ok? Cosa pensa Pina? Ma io potrei vendere la casa, ma tenermi il diritto di starci dentro. Vendo la casa, incasso il prezzo, è ragionevole in un'ottica economica immaginare che il prezzo che incasserà Pina sarà inferiore al prezzo di mercato della casa, perché uno non è disposto a pagare una casa al suo prezzo se poi deve tenercisi dentro Pina. Gratis per giunta, perché Pina mica voglia di pagare un canone a colui che comprerà la sua casa, giusto? No. Allora, Pina che cosa dice? Io gliela vendo. Ci mettiamo d'accordo che lui mi lascia dentro gratis fino a quando, ovviamente finché sono al mondo, e mi dà un prezzo che sarà inferiore al prezzo di mercato della casa. Di quanto inferiore? E voi capite immediatamente che questo dipende drammaticamente dall'età di Pina. Più Pina è giovane, più basso sarà il prezzo, perché chi compra la casa sa che ragionevolmente Pina ci starà dentro un sacco di tempo. Se invece Pina di anni ne ha 90, colui che compra la casa può pensare che nel giro di tempo ragionevole Pina andrà a vivere in un posto infinitamente più piacevole sia di Milano che di Sanremo. Ok? Quindi maggiore l'età di Pina, maggiore sarà il prezzo che Pina riuscirà a spuntare per la vendita della sua casa. Ma attenzione, Pina in realtà non vende tutta la proprietà. Cosa vende? Vende la nuda proprietà. E si riserva che cosa? L'usufrutto. Questa frammentazione della proprietà era talmente diffusa, e questa esigenza talmente diffusa all'inizio dell'Ottocento, così come oggi, che persino Napoleone, che odiava che la proprietà si frammentasse in tanti diritti, che aveva l'idea che, come vi ho già detto, che il rapporto di signoria tra soggetto e cose fosse unico e spettasse solo al proprietario, persino Napoleone se ne è fatto una ragione e ha ammesso un diritto reale, nell'elenco limitatissimo dei diritti reali tipici, su cosa altrui, un diritto reale di godimento su cosa altrui, l'usufrutto, cioè il diritto di godere e di fare propri i frutti. Cosa può fare Pina? Una volta che abbia venduto la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto, in questo caso vitalizio, può abitare nella sua casa di Milano, col prezzo si comprerà quella a Sanremo, o col prezzo penserà di pagarsi Sanremo, non compro niente, se no è la vita di mio figlio, mi pago un bel albergo a 5 stelle, buonanotte, ok? Quindi col prezzo si arrangia, fa quello che vuole,
ma sulla casa di Milano può abitarci, ma può anche affittarla, come si dice erroneamente nel lessico comune, darla in locazione. Quando lei è a Sanremo, d'inverno, per tutti i mesi invernali, ci fa vivere dentro uno studente. Oppure, visto che a Sanremo poi si sta bene sia d'estate che d'inverno, a questo punto la do in locazione per tutto l'anno e io me ne sto a Sanremo con il prezzo che ho ricavato, in più col canone. Dal punto di vista di Pina è una manovra economica geniale, ripeto, meno dal punto di vista di suo figlio, che ci rimette l'aspettativa di ereditare la casa. Per questo che trovate su Google le due proprietà in vendita, perché di Pina ce ne sono un sacco, ok? Oh, la legge naturalmente impone che l'usufrutto abbia un termine. Perché? Perché non avrebbe senso frammentare la proprietà per l'eternità, perché l'uso proprietario che cosa se ne farebbe di una proprietà se l'usufrutto fosse perpetuo? Nulla. Chiaro, no? Nessuno è interessato a una nuda proprietà che è nuda in perpetuo. E quindi la legge dice che l'usufrutto può essere o a tempo determinato o costituito per tutta la vita dell'usufruttuario, appunto l'usufrutto vitalizio. Se usufruttuario è una persona giuridica, che notoriamente non ha una morte, l'usufrutto può essere costituito per un massimo di 30 anni. Ok? Detto questo, abbiamo detto più o meno tutto sull'usufrutto. Siete diffidati all'esame di parlarvi dei casi personali di Pina. Quello è un esempio fatto perché voi capiate, ma io ho già capito. Uso e abitazione vengono molto facili perché sono declinazioni in tono minore dell'usufrutto. Il titolare del diritto all'uso, usuario, meglio dire il titolare del diritto all'uso, ha solo il diritto di utilizzare in prima persona la cosa, non può concederla a terzi e fare suoi frutti. Quindi io, se ho un diritto di uso, posso utilizzare l'immobile, poniamo, per viverci, per fare l'immobile un magazzino, ma non posso concederlo a terzi in locazione. Si usa l'uso, scusate il gioco di parole, quando il nudo proprietario, che è un proprietario quindi nudo ma un po' più vestito, non vuole che il titolare del diritto possa liberamente mettere a disposizione il bene di altri, di cui il nudo proprietario non ha più il controllo. Cioè, io so che nell'immobile ci sta Pina, e va bene, non me lo distruggerà perché Pina è Pina. Ma se ci metto uno studente universitario, succede un macello, e quindi lo studente universitario non voglio che Pina ce la metta. Allora dico, tu Pina puoi solo utilizzare tu la casa, non puoi scegliere di concederla a terzi. Chiaro? L'abitazione è ancora una declinazione in tono minore dell'uso. In che senso? Nel senso che il titolare può solo utilizzare la cosa come propria abitazione. Quindi si utilizza quando si vuole evitare che il titolare del diritto possa fare delle cose particolari con il bene. È difficile immaginarlo, però io, nudo proprietario, non voglio che l'immobile sia trasformato in una discoteca. Perché? Perché ha il titolo al piano di sopra e non mi garba nella discoteca al piano di sopra. Allora, evito problemi, evito rogne e dico, guarda, tu puoi solo abitarci, non puoi fare altro, ok? Per il resto la struttura è identica. Facciamo un attimo invece un passo indietro e parliamo di una figura, l'enfiteusi, che è totalmente desueta, ahimè, essendo l'elenco dei diritti reali tipico, non è che possiamo non parlare dell'enfiteusi, ma ne parleremo molto molto rapidamente, solo perché oggi l'enfiteusi non si usa più. Tra l'altro era una figura che proprio nell'Ottocento
era importantissima, anzi addirittura lo stesso Napoleone, che detestava le frammentazioni, la proprietà invece sull'enfiteusi era un acceso sostenitore. L'italiano, mi rendo conto, fa un po' difetto, perché? Perché l'enfiteusi è una forma di frammentazione della proprietà dedicata agli immobili, in particolare ai fondi agricoli, nella quale abbiamo un proprietario che non utilizza in alcun modo il fondo e invece un utilizzatore del fondo che utilizza il fondo, fa suoi frutti, quindi un po' come l'usufruttuario, ma è obbligato a pagare una rendita. Qui nasce, in relazione all'enfiteusi, quell'espressione che per tutto l'Ottocento e la prima parte del Novecento, ma forse anche nel Settecento, perché c'erano forme di enfiteusi già allora, era tipica del modo di sostentamento dei ricchi, dei nobili ricchi proprietari terrieri. Di una persona, per dire quanto era ricca, si diceva quant'era l'entità della sua rendita. Non so se avete presente, per esempio, i romanzi inglesi del 7 o dell'Ottocento. Diceva: Tizio ha una rendita di non so quanti pounds. Cosa significava che aveva una rendita? Significava che aveva delle terre delle quali si disinteressava completamente, concesse ad un soggetto che si impegnava a fare due cose, non una, due, che aveva il diritto di utilizzarle, e a fronte di questo diritto si impegnava a fare due cose. La prima era pagare la rendita e la seconda era migliorare il fondo. Qual è l'idea di questo miglioramento? L'idea era che la proprietà, agricole, se non vengono coltivate, deteriorano; se vengono coltivate, invece, migliorano, nel senso che la terra viene continuamente lavorata e quindi si mantiene ferma. Allora, il legislatore, anche nell'Ottocento, ha realizzato attraverso l'enfiteusi una sorta di riforma agraria, cioè ha tolto il diritto di utilizzare i fondi a delle persone che dei fondi non avevano alcuna intenzione di occuparsi e quindi li lasciavano deperire, per attribuirla a soggetti interessati che quindi li miglioravano e in cambio pagavano una rendita al proprietario. Questa è l'enfiteusi. Quindi nell'enfiteusi il titolare del diritto ha il diritto di godere della cosa, di fare suoi frutti, ha l'obbligo di pagare una rendita perpetua, cioè scusate, di periodica, e voi capite la ragione del lapsus, e ha l'obbligo di migliorare il fondo. Questa struttura è in equilibrio, a differenza dell'usufrutto, perché nell'usufrutto l'usufruttuario non paga nulla al nudo proprietario. Magari ha pagato al momento della costituzione, poi non paga nulla. Invece nella superficie paga un canone periodico. Questa è la ragione per cui, essendo, diciamo, il rapporto di interessi in equilibrio, l'enfiteusi può anche essere perpetua. L'usufrutto non può essere perpetuo, perché un usufrutto perpetuo svuoterebbe di qualunque interesse, il solito sostantivo, per la nuda proprietà. Invece l'enfiteusi non svuota di interesse la proprietà, perché il proprietario percepisce la rendita, chiaro? E quindi l'enfiteusi può anche essere perfetto. Servitù. Nella servitù noi abbiamo uno schema leggermente diverso. Da questa diversità di schema derivano le vostre difficoltà all'esame nel definire la servitù. Perché lo schema è diverso? Perché in tutti i diritti reali di godimento su cosa altrui che abbiamo descritto sino ad ora, il legislatore ci dice che cosa può fare il titolare. Il titolare nel enfiteusi può
coltivare il fondo, l'uso fruttuario può utilizzarlo e far suoi frutti, l'usuario può utilizzarlo, il titolare del diritto di abitazione può abitarci. Il codice invece non ci dice che cosa può fare il titolare del diritto di servitù, perché il contenuto del diritto non è descritto dal legislatore. Risulta da che cosa? Risulta dal titolo, cioè dalla fonte. Ti ho già detto che titolo significa fonte. Vedremo fra un attimo quali sono le possibili fonti della servitù, ma è quella fonte che definisce che cosa il titolare del diritto di servitù può fare. Quindi quando voi mi descriverete, definirete la servitù, non potrete, come per gli altri diritti, dire è quel diritto reale di godimento su cosa altrui che consiste in qualche cosa, perché non lo sappiamo in che cosa consiste. Sono infiniti i contenuti del diritto di servitù. Allora qualcuno particolarmente smart potrebbe dire: sì, ma attenzione, come si raccorda l'esistenza di un diritto reale di godimento su cosa altrui con un contenuto non definito e quindi atipico con il principio di tipicità dei diritti reali? È come se io dicessi: i mobili sono solo di questa stanza, sono solo questo, questo, questo e quest'altro, ma l'ultimo elenco è aperto, non sta in piedi come logica. In realtà il nostro legislatore recupera la precisione indispensabile nella definizione del diritto reale di godimento su cosa altrui, indispensabile in un sistema rigido tipico, descrivendo la servitù come un diritto reale di godimento su cosa altrui del tutto particolare, perché al servizio, di cui il nome, non di una persona, ma del proprietario di un'altra cosa. Quindi la servitù è definita non indicando il suo contenuto, poi fra un attimo arriviamo finalmente a questa definizione, che è quella con cui voi dovrete esordire all'esame, è definita non descrivendo il contenuto del diritto, ma in qualche modo, anzi, ma identificando il titolare del diritto, che non è una persona, ma è il proprietario di un bene. E indicando, la precisione è anche recuperata, indicando che la servitù ha solo per oggetto beni immobili ed è solo a favore dei proprietari, del proprietario di un altro bene immobile. Quindi la servitù in realtà è un rapporto tra beni immobili. Il legislatore, che ha sempre un'ottica e un lessico piuttosto bucolico, parla di fondi, ma per fondi si intende qualunque immobile. Quindi ora definiamo la servitù, poi l'esame in realtà prima la definizione e poi, se volete, facciamo questo ragionamento. Che cos'è la servitù? La servitù è un peso, lo definisce il codice, qui il codice utilizza quell'espressione che io peraltro ho usato per descrivere tutti i diritti reali su cosa altrui. È un peso, nel senso che è un diritto che grava sulla proprietà. Qui la servitù è un peso che grava su un fondo per il beneficio o il vantaggio del proprietario di un altro fondo, di un altro immobile. Quindi la servitù è sempre e solo un rapporto tra immobili, uno gravato dalla servitù, da questo peso, che chiamiamo fondo servente, e l'altro a favore del quale il diritto è previsto, che chiamiamo fondo dominante. Quindi la servitù è un peso che grava sul fondo detto servente a vantaggio per l'utilità di un altro fondo immobile che chiamiamo dominante. Esempio: io sono proprietario di un terreno, il giardino di casa mia. Un altro
soggetto, ma attenzione, non chiunque. Titolare del servitù non può essere chiunque, non può essere una persona, ma solo il proprietario di un altro immobile, il mio vicino di casa. Quando il mio vicino di casa vende la sua casa, si porta via il contratto anche la servitù. Quindi la servitù automaticamente si trasferirà all'acquirente che ha comprato il mio vicino di casa. Quindi io ho un terreno, il giardino di casa mia. Il mio vicino di casa ha una servitù di passaggio sul mio terreno. Perché ha una servitù di passaggio sul mio terreno? Perché necessariamente deve passare sul mio terreno con la sua macchina, con la strada. La strada che conduce al suo giardino necessariamente deve passare sul mio terreno perché lui non ha accesso alla pubblica via. Io ho il giardino, ma non è che posso un bel giorno dire: no, guarda, adesso c'è sta strada, ma scusa, me Luca, io voglio fare il prato, e quindi semino il prato su, e non ti faccio più passare, perché sennò mi rovini il prato. D'altra parte, questo è il mio terreno, quindi io ho il diritto di godere, di disporre in modo pieno ed esclusivo, quindi ti escludo e quindi ti chiudo il cancello della strada che prima passava sul mio terreno. Perché? Perché se esiste una servitù, il proprietario del terreno, il proprietario del terreno confinante ha il diritto di passare. Il mio terreno è gravato dalla servitù. Chiaro? Quando voi comperate una casa, sicuramente nell'atto di acquisto, se voi, qualche vostro familiare ha mai comperato o venduto una casa, trovate l'atto di acquisto di vendita. Se voi andate a leggere l'atto di acquisto di vendita, quella pappardella noiosissima che legge il notaio al momento della scritturazione dell'atto, voi troverete sicuramente la seguente formula: che il bene oggetto della vendita è gravato dalle servitù attive o passive su di esso insistente. Cosa significa? La servitù attiva è la servitù in cui il fondo è un fondo dominante, la servitù passiva è la servitù in cui il fondo è il fondo servente. Se voi comperate la casa su cui passa la strada che porta al terreno del vicino, voi comperate la casa gravata dalla servitù. Perché? Perché la servitù segue la cosa. Se voi invece comperate la casa del vicino, la comperate comperando anche la servitù attiva, cioè comperando anche il diritto di passare sul terreno. Chiaro? Da dove nasce la servitù? Le servitù possono nascere da un contratto. Io posso col mio vicino di casa fare un contratto da cui nasce una servitù, ma possono anche derivare dalla legge. In molti casi è la legge che fa sorgere automaticamente una servitù. Esempio: sul vostro codice trovate una serie infinita, noiosissima, di esempi che i vostri colleghi di giurisprudenza sono di solito chiamati a imparare più o meno a memoria. A me basta un esempio, quello più semplice, che è proprio quello del fondo intercluso. Naturalmente la legge, se c'è un campo che è intercluso, cioè circondato da altre proprietà e quindi non ha accesso diretto alla pubblica via, ovviamente la legge prevede che il proprietario di quel campo possa arrivarci in qualche modo, non in elicottero. E quindi che cosa fa la legge? Prevede che il proprietario del campo intercluso abbia una servitù di passaggio su uno dei fondi confinanti, quello rispetto al quale è più agevole l'accesso alla pubblica via. E questa è la ragione per cui, se voi siete proprietari di una casa con giardino, spesso vi capiterà di dover tollerare l'esistenza di una strada che conduce al fondo del vostro vicino. Perché il fondo è intercluso e lui quindi ha diritto, per arrivare a casa sua, di passare dal nostro giardino. La servitù poi si può usucapire come la proprietà per uso ventennale. Quindi se un soggetto per 20 anni
è passato su un terreno e bisogna che oltre a essere passato abbia fatto anche delle opere, quindi abbia fatto una strada, quindi qualcosa che si veda, che sia permanente, che dia l'idea di una materiale disponibilità del diritto, come per l'usucapione della proprietà, con in mano il campo. Qui invece di avere in mano il campo ci passo tutti i giorni e ho realizzato delle opere, in questo caso posso usucapire una servitù. Quarto modo di costituzione della servitù: la destinazione del padre di famiglia. Voi all'esame, non so perché, o meglio lo so benissimo, ma faccio finta di non saperlo, lo fate diventare buono questo padre di famiglia, sempre, immancabilmente, 9 volte su 10. All'esame il quarto modo di acquisto della servitù non è mai la destinazione del padre di famiglia, ma è la destinazione del buon padre di famiglia. Togliete l'aggettivo, può essere anche perfido il padre di famiglia, ma la servitù si costituisce lo stesso. In realtà voi fate confusione con un'altra espressione che studierete più avanti, che è la diligenza del buon padre di famiglia, che è diligente e quindi è buono, ma questo qui, che sia buono o cattivo, non interessa niente a nessuno. E poi questo qui non è neanche in realtà un padre di famiglia, e la legge lo chiama così. Qual è l'idea? Tizio è proprietario di un unico bene immobile e crea un rapporto di dipendenza tra una parte e un'altra parte del suo bene unico. Io ho una casa a 2 piani, al piano di sotto c'è un camino, faccio passare la canna fumaria al primo piano per arrivare sul tetto. È casa mia, faccio quel diavolo che voglio. Non fosse casa mia che il primo piano, non è che potrei dire al signore del primo piano: scusi, sa, ma deve passare la mia canna fumaria, quindi lei faccia il favore di tollerare questa bella canna in mezzo al suo soggiorno, perché io devo fare la canna fumaria. Se la casa è di un altro, non lo posso fare, ok? Ma se la casa del primo piano è mia, posso fare quel diavolo che voglio, perché ho il diritto di godere, di disporre, non di disporre. Ok? Poi che cosa succede? Succede che, per affari miei, decido di vendere il primo piano. Oppure ho 2 figli, da qui il nome, destinazione del padre di famiglia. Ma è un esempio che si è consolidato nel lessico. Ho 2 figli. E muoio, e i miei 2 figli ereditano la mia casa e se la dividono: a Tizio resta il primo piano e a Caio piano terra. Nel primo piano c'è la canna fumaria fatta per il camino del piano terra. Può il proprietario del primo piano dire: ah no, ma a questo punto il primo piano è mio, quindi io godo e dispongo come voglio, e quindi sai che cosa c'è di nuovo? Io quel pilastro che nasconde la canna fumaria in mezzo al mio soggiorno non lo voglio più. Quindi lo faccio smantellare, metto una bella chiusura sul pavimento, una chiusura sul soffitto, e tu quando accendi il camino la prossima volta ti affumichi perché la casa non si tira più. Lo posso fare? No! Perché non lo posso fare? Non lo posso fare perché, senza che nessuno se ne sia accorto, ma si è costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia. Quando quindi si costituisce una servitù per destinazione del padre di famiglia? Quando l'unico proprietario di un fondo ha adibito una parte della sua unica proprietà al servizio di un'altra, facendo la strada, facendo la canna fumaria, facendo quel diavolo che volete, quindi abbia realizzato opere che costituiscono un peso su una parte di un fondo a vantaggio di un'altra parte del fondo, e successivamente accada che le 2 parti della proprietà unica vengano a trovarsi successivamente di proprietà di 2 persone diverse. In questo caso, nel momento in cui le proprietà si sono separate, si è costituita una servitù corrispondente alla situazione di fatto che era presente in quel momento. Ahimè, dovrei parlarvi della superficie. Da quanto tempo parliamo?
1 ora 29 minuti e 33 secondi. Allora, 30 secondi per dirvi questo, poi domani finiamo. La superficie ha una struttura ancora diversa da tutti gli altri diritti reali di godimento su cosa altrui, compresa la servitù, che abbiamo già indicato come diversa rispetto a tutti gli altri. Perché? Perché in tutti i casi che abbiamo visto fino ad ora, e tra l'altro anche in quelli che vedremo poi, cioè i diritti reali di garanzia su cosa altrui, si realizza una frammentazione tra il titolare del diritto e la proprietà. Quindi noi abbiamo che la proprietà su un unico bene si frammenta tra, chiamiamola così, nuda proprietà, cioè ciò che resta gravato del peso, e il diritto su cosa altrui. Quindi abbiamo un bene con un nudo proprietario e un usufruttuario, un bene con un proprietario gravato da servitù e il titolare del diritto di servitù. Cosa accade invece nella superficie? La superficie è un ragionamento assai più raffinato. Perché il diritto che compete al titolare del diritto di superficie, però che cosa accade invece nella superficie? Che il titolare del diritto di superficie, cioè il diritto che compete al titolare della superficie, è il diritto di diventare proprietari di un bene. E in particolare il diritto di diventare proprietario del nuovo bene costruito sul bene, cioè sul terreno, gravato dal diritto di superficie. Cioè il diritto di superficie è il diritto del che spetta ad un soggetto di costruire un edificio su un terreno di proprietà di un altro soggetto, diventando proprietario dell'edificio. Vi ho già detto, quando parlavamo della cessione, che il proprietario di un fondo diventa proprietario dell'edificio costruito sul fondo. Questo è, fa parte dei diritti di proprietà. Se il bene di cui si è proprietario è un terreno, dentro il diritto di proprietà c'è anche il diritto di essere proprietario dell'edificio costruito sul terreno. Ebbene, è questo particolarissimo diritto che viene spostato dal proprietario ad un altro soggetto in caso di costituzione di un diritto di superficie. In questo caso il diritto di diventare proprietario, di costruire su un terreno e di diventare proprietari, viene spostato ad un altro soggetto, il titolare del diritto di superficie. Per cui io resto proprietario del terreno, ma se ho costituito un diritto di superficie, è il titolare del diritto di superficie che ha il diritto di costruire un edificio diventando proprietario dell'edificio. E questa è la peculiarità. In tutti gli altri casi noi continuiamo ad avere il proprietario e il titolare del diritto su cosa altrui. In caso di superficie invece il titolare del diritto su cosa altrui, ovvero la cosa del terreno, ha la peculiarità che diventa lui pieno proprietario del bene nuovo che è nato da quel terreno, cioè l'edificio costruito sul terreno. Chiaro? Ci torniamo su rapidamente domani.